Ton 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 ton. Salve a tutti, nostri affezionatissimi e rari amici, e benvenuti a questa nuova puntata di Noi Siamo Leggenda. Oggi di che parliamo, ragazzi? Scusate. Allora, c'è questa nuova app che si chiama Immuni, che ci impongono di scaricare perché ci dice, a quanto pare, che c'è una persona infetta a qualche metro di distanza. Esatto, è un'app che funziona così, dicono. Io non l'ho scaricata, ma mi è arrivata la notifica che mi ha consigliato di scaricarla ben due volte. Pura. Io che non l'ho mai scaricata e non mi è arrivato niente. Anche ma è questa qui? Sì, sì, è quella. Non la scaricare, però. Ok. Non lo fare. Don't do it. Ma chi è che vi ha mandato la notifica sul telefono? Google Play, Play Store, quello là. Da solo è arrivato. Ma invece senza un motivo. Sì. L'Apple Store se ne fotte, non ti scrive niente. No, ma no, Antonio, ma sai perché? Perché forse qualcuno, quando sono uscito di casa in questi giorni qua e sono andato in villa, qualcuno forse l'aveva scaricata e allora mi è arrivata la notifica che qualcuno ce l'aveva scaricata, allora mi ha chiesto Google Store di scaricarla. Ma io non la voglio scaricare. Però, ragazzi, anche... pensateci, quest'app, se avete visto la mia stagione scorsa dei pensierini sugli scherzoni, perfetta per fare lo scherzo complottista. Tu sei uno di loro! Uno di loro! Hai il virus! Ma io però non ho capito bene come funziona, cioè, ma se ci sono tantissime persone che non sanno di essere malate, perché hanno fatto no, persone, allora non hanno fatto niente. No, allora registrato, quindi anche se io mi incontri e non lo sai. Sì, ma infatti è quello che non funziona. Ecco perché c'è gente che ha paura di, anche perché comunque hanno fatto dei sondaggi televisivi, le persone, la TV, insomma, hanno visto che il 90% della gente non lo vuole scaricare. Il restante 10% dice sì. Perché praticamente questa app dice praticamente che vuole, come ti chiami, nome, cognome, giorno di nascita, altezza, peso, tutto vuole sapere, il colore dei capelli, il colore degli occhi, tutto. Anche quello, probabilmente, sicuramente. Quindi insomma la gente non vuole dare le proprie informazioni al governo, perché questa è un'app... Poi la detta spontanea proprio. Come faccio io di solito. Quindi la gente ha paura, non vuole far uscire la propria privacy con questa app, capito? Mio fratello l'ha scaricata. Infatti, effettivamente. Ah sì? Lui sì. Ma lui vive in Francia, però. Già suonata. La Francia l'ha già messa in vigore per scaricarla. Ma com'è messa Marsiglia con i contagi? Adesso mi pare, beh, Marsiglia, vabbè, adesso è Lione, però. Vabbè, comunque con la zona. Comunque mi sa che non ce ne sono, credo. No, però dico, gliel'hanno detto proprio quelli del governo di Marsiglia, cioè proprio la Francia vuole che si scarichi categoricamente. Secondo me sono arrivati 3 Men in Black che hanno detto, tu scarichi l'app, vero? Sì. Con la pistola sul naso, tu scarichi l'app. Sì, non ho paura. No. Non che la scarico spontaneamente, non no, che ci sia stato un tana. Che a loro è diventata d'obbligo scaricarla. Ah, proprio d'obbligo. Proprio. Allora sì. Voglio vedere che me fai se non la scarico. No, comunque, qua siamo veramente. No, è uguale per tutti, Vabbè, in Italia si chiama Immuni, all'estero non lo so. Ma adesso mi è arrivata la notifica, non sto scherzando, mi è arrivata adesso. Siamo immuni? E basta. Veramente, ma mi è arrivata adesso la notifica. Attenzione, se ricevi un avviso ed entri in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19, usa quest'app per notificare la sua esposizione e la tua esposizione all'intero Google o Apple Italia.
Cioè, praticamente ti sta dicendo... Ma non è allora il Muni, perché il Muni Google non c'entra niente, questa è un'altra. No, ma praticamente quest'app ti sta dicendo, correggetemi se sbaglio, sì, al di là dell'interpretazione colorita che adesso gli do, ti sta dicendo, se tua madre o comunque un tuo caro venisse fuori che è infetto, tu fai in modo che Google lo dica all'intero globo terrestre. Esatto. Ha molto senso. Tra l'altro, qua c'è, c'è qua un tizio su Play Store che gli ha dato 4 stelle, ha scritto è molto utile, firmato George Soros, sai, lui proprio l'impressione quello che l'ha creata sentite invece di queste altre cose che ci sono, questi focolai, ah sì, nuovi focolai, sì, stanno facendo a botte, ma in dove? Ma che a Mandù, mi pare, si chiama, no? Non so neanche dove sia, però. Non so neanche dove sia. Anche in Cina c'erano. Campania. Ah. Sì, oh. Perché praticamente hanno chiuso solo un palazzo. E queste sono le bellissime cose. L'Italia, come andiamo avanti? Esatto, cioè, secondo me... Poi c'è stato un altro a Bologna, Bartolini. Ah, Bartolini, è vero, sì. Ah, Bartolini, sì. Quindi adesso hai i primi. Tanto il virus non va nei parchi, ma anche mi pare in Cina, cioè, e negli Stati Uniti, credo. Cina, Giappone, quelle parti là. Stati Uniti stanno ancora messi male, mi sa. E anche la Lombardia a rischio ancora, eh. Sì, infatti, ho sentito, sì. No, infatti poi ci sono tutti questi, certo, che dicono... Commento faccio fuori. Che dice Covid... È come la spagnola, e praticamente ritorna la spagnola, non penso sia una che balla, ma la malattia, ritornerà velocemente a settembre, quindi io sto che coglioni, però poi questi articoli sono scritti in piedi perché la spagnola ha fatto 50 milioni di morti, ma in 5-6 anni, non l'hanno. Esatto, terrorismo mediatico, vero. Però vedo che comunque nessuno qui ha meno più paura del coglionamento. Sì, in effetti anche qui, bene o male, se ne fottono. Cioè, io sì. La mascherina ormai la metto giusto in autobus, ma se no neanche... E dentro i bar. Io la metto così. Che cazzo di senso ha metterla così? Nel caso mi serve, la faccio così e faccio op la la. Tac. Comunque... L'ho messa sugli occhi, ma vabbè. Non so se da voi c'è... Ma la cosa più inutile che ho visto è stato chi se la teneva così. Oppure così. Che se la tengono, cioè ce l'hanno, però sì, ce l'hanno così. Oppure un'altra cosa, scusa, un'altra cosa inutilissima è chi ce l'ha così. Ah, che non copre il naso, che ce l'ha il naso fuori. No, vale la pena, cioè non ti salvi così. Non serve a niente. Ma io non me la metto più, saranno 3 settimane che non me la metto più. Qualcuno in medicina mi dice, ma perché non ti metti la mattina? Perché c'è il Covid, non sai vicinare. È meglio. Altro, non so se avete visto, l'ho condiviso sul mio Facebook, il meme che dice... Se sei ubriaco e ti ferma la stradale... Ah, sì, l'ho visto, sì. C'è scritto, non avvicinatevi al coronavirus. A tal proposito, volevo far vedere questa meravigliosa foto di Giovanni Beltrani, la statua che sta nella villa comunale, nella mia villa comunale, a cui hanno messo la mascherina alla statua. Guarda, è che... Non è schianista, quindi l'hanno buttata giù. No. È che non l'hanno lasciato. Diciamo che qua in Italia, secondo me, l'emergenza è quasi finita. Sì. Ci si aspetta, dicono, un ritorno in autunno. In autunno, sì. Io spero di no, però. Comunque dobbiamo essere sportivi perché siamo. Però guarda, se ritorna al posto della terza stagione. Facciamo una prima stagione di un format chiamato Noi siamo ancora leggenda.
Sì, me l'avevi detto e deconfermato. Tanto anche se dovesse comunque tornare, penso che, a parte che sanno come prendere, che fare cose, però credo che non chiudono più perché sanno che se ormai la civile. Ormai veramente il cazzo. Sì. Cioè, ecco, una cosa non che non so come fare incominciare la rivoluzione. Chiudo e finalmente anche un popolo di pecore come gli italiani si sveglia. Sì, sì, ma in effetti ecco questo. Ci sai. È una cosa che vedo ancora, la gente è straincazzata. Sì, sì. La gente è straincazzata. Ragazzi, io lo sento su di me, a me non è passato. Cioè, quei tre mesi comunque dei danni l'hanno lasciato. Cioè, non è stata una situazione normale comunque, no? Uno, vabbè, va avanti, fa finta di niente, ma non è che non hanno lasciato strascichi. E figurati su chi stava peggio pure a livello psicologico pure prima. Però sai, la cosa più brutta è che la gente che andava dallo psicologo adesso deve fare le videochiamate con lo psicologo. Che peccato. Le giummate, a me non è cambiato niente. Scusa, e quelli che andavano a puttane? Fanno con la mano e guardano il video. Ah, ok. Io ho visto l'app e se insegna questa cosa, non capisco che devo fare. Allora, appunto, quindi, disinstallala subito! Quindi, grazie per averci ascoltato. Seguito. Esatto. Per essere venuti, come giustamente suggerisce Gabri. Vabbè, allora, scusa. No, okay, io anche in quel senso, anche in quel senso dico, e la mano non è casuale. Quindi... Ciao cartonato, ciao, ci vediamo alla prossima puntata cartonato. Ciao, ciao, quindi ciao. Grazie di tutto e ricordatevi che se qualcuno vi chiede, se siete un Dio, voi dovete dire sì. E ricordare anche no, sì. Se il bagno deve essere sempre pulito, esatto, okay. Con la mucchina, sì. Mastro Lindo liquido gel, ecco. Con la bucchina, ok. No, non quella. Vabbè. Ciao a tutti. Ciao. Bucchina con questo si chiude. Ciao. Ciao. Anche le mani, soprattutto sì. Le mani e le ascelle. E poi, ecco, e mezzo alle gambe. Un altro meme spettacolare. Ora che tutto il mondo sa lavarsi le mani, facciamo un altro passetto. Le ascelle. Laviamoci le ascelle. Sì, okay. E con questo si chiude. Ciao. 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 Ciao.